taglio del nastro che inaugura ufficialmente la riscoperta di uno dei protagonisti dell'arte veneta, Noè Bordignon, con una monografica nei due comuni che segnano l'inizio e la fine della sua vita, Castelfranco Veneto e San Zenone degli Ezzelini. Inizialmente con le due sedi espositive, Casa Giorgione a Castelfranco Veneto e Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini, ma anche itineranti in tutti quei comuni dove Noè Bordignon ha lasciato il segno, dove ha lasciato delle opere veramente meravigliose, partendo ad esempio dal comune di San Zenone, dove c'è il Giudizio Universale, una tra tutti, una delle opere magnifiche del Bordignon, e girando tutti gli altri comuni che sono coinvolti. È tra le province di Treviso e Vicenza che si snodano gli itinerari concepiti per svelare l'artista anche nella sua attività di frescante, per un evento che parla di ripresa all'insegna dell'arte. Porterà ricchezza sostanzialmente e darà ricchezza, perché è una mostra di area vasta, coinvolge 13 enti locali, due province e quindi interprovinciale, e metterà a disposizione dei visitatori le bellezze e tutte le opere, o tante opere, di Noè Bordignon. Celebrazione del centenario che causa Covid è stata posticipata di un anno, con le 60 opere che ripercorrono la carriera dell'artista. Grande interprete della vita popolare e straordinario pittore sacro, Bordignon ha saputo rappresentare lo spirito del tempo nel Veneto della seconda metà dell'Ottocento. Dai paesaggi alla dimensione intima e domestica della ritrattistica, in cui rivivono radici e valori del territorio. I suoi studi in accademia alla fine dell'Ottocento, il suo percorso a Roma come esito alla Mosca Cieca, il famosissimo dipinto delle gallerie dell'Accademia, e poi le bellissime scene veneziane e ancora più particolari le opere ambientate agli interni delle umili case di San Zenone e della campagna veneta.